regionale per i sordi. È di 650 ettari, prevalentemente di bosco e in parte di olivete, la stima della superficie bruciata in Versilia per il rogo scoppiato lunedì sera a Massarosa, siamo nella provincia di Lucca, nella frazione di Bozzano. Poi è arrivato a interessare anche il territorio del comune di Camaiore. L'incendio è stato diviso in settori, stabilendo priorità di intervento legate alla prossimità di abitazioni alle quali si avvicinano le fiamme o alla presenza di combustibili GPL che potrebbero generare nuovi fronti. 500 le persone evacuate nella notte. E ancora a proposito di questo incendio, a parlare l'assessore all'ambiente Muonni, che ha detto: sono stata nella zona di Pieve Aelici e la devastazione è impressionante, un'intera vallata in cenere. È andata anche a Massarosa, dove il comune proprio è partito, nella frazione di Bozzoni. La situazione resta critica, ha aggiunto l'assessore. L'incendio ha devastato più di 650 ettari di bosco e oliveto, trovando terreno fertile su cui propagarsi a causa della siccità, delle temperature elevate e del vento. Sono moltissime le squadre di volontari e volontarie, di personale regionale, dei vigili del fuoco all'opera per contenere e spegnere l'incendio, appoggiati da 4 Canadair e 8 elicotteri della regione. Tutti stanno lavorando incessantemente da quasi 2 giorni, lottando contro il fuoco, il fumo e il vento, e per questo li voglio ringraziare con tutto il cuore. È un rogo, si è sviluppato in via dell'Isolotto a Firenze, si tratta di un vasto incendio di masserizie con una densa nuvola di fumo che si poteva vedere anche lontano dalla città. Le fiamme si sono propagate anche sulla sterpaglia lungo l'argine sinistro dell'Arno. Il sindaco di Firenze ha detto: faccio presente che in quella zona non c'è assolutamente nessun tipo di abitazione, tuttavia la colonna di fumo può provocare problemi, disagi, quindi raccomando alle persone che vivono nei pressi di quella zona di stare attenti e chiudere le finestre dei loro appartamenti. E ancora gli incendi che hanno interessato la Toscana, un rogo a San Gimignano, in provincia di Siena. Si tratta di un incendio di bosco sotto una linea elettrica per il quale sono intervenuti un elicottero e le squadre del volontario antincendio. E ancora un rogo nel comune di Calci, nella provincia di Pisa, sul Monte Serra, che si è sviluppato in località Valle Buia, una zona impervia, particolarmente delicata dal punto di vista del rischio di un possibile anche accrescimento del fuoco. E le fiamme interessano una pineta. E tra l'altro domani l'ondata di calore continuerà, città con bollino rosso, tra queste città si trova anche Firenze. E non è stato vittima di un'aggressione l'ex giocatore inglese di rugby di 40 anni, trovato morto in una camera di un albergo a Firenze, dove è stata soccorsa anche la compagna, gravemente ferita, la mattina dello scorso 16 luglio. E quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia, eseguita in tarda serata, per confermare l'ipotesi del malore che potrebbe essere stato provocato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, come emerso dalle indagini della squadra mobile fiorentina, si dovranno attendere l'esito degli esami tossicologici. La donna è ancora ricoverata all'ospedale di Careggi, dove è stata sottoposta a un ulteriore intervento chirurgico, dopo quello d'urgenza subito, sabato. Sarà ascoltata nei prossimi giorni dal PM, che ha aperto il fascicolo per omicidio colposo senza indagati. E il sindaco Nardella, a proposito del discorso del presidente Draghi tenuto questa mattina al Senato per il voto di fiducia, ha detto: ho apprezzato la chiarezza con cui il presidente ha parlato, soprattutto sul rigassificatore di Piombino, perché qui è in gioco davvero l'interesse nazionale, perché c'è bisogno di queste infrastrutture, bisogna realizzarle rapidamente, come ha detto il presidente Draghi. E sempre sulle parole di Draghi ha parlato anche Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, che ha detto oggi: Draghi in aula conferma quello che, come Italia Viva, sosteniamo da sempre: il rigassificatore di Piombino è un'opera fondamentale per la diversificazione energetica e l'indipendenza dal gas russo.
E sempre a proposito del discorso di Draghi, il sindaco Nardella ha anche detto: ringrazio il Presidente per aver sottolineato in un discorso alto, fermo e chiaro l'appello bipartisan di quasi 2000 sindaci, 1933 per l'esattezza, di cui abbiamo pubblicato nome, cognome e comune di appartenenza. Si tratta di primi cittadini delle più grandi città del paese e centinaia di piccoli comuni di centro-destra, centro-sinistra e civici da nord a sud. Un fatto mai avvenuto prima che dimostra come nel paese sia in atto una spinta compatta, trasversale, a sostegno della continuità del governo Draghi per garantire la stabilità, la ripresa economica e la risoluzione dei tanti problemi sociali. E informazioni più immediate e fruibili per i cittadini e pazienti, questo è l'obiettivo con cui è stato realizzato il nuovo sito internet dell'azienda ospedaliera universitaria senese, presentato alla stampa, che sarà online mantenendo il solito indirizzo a partire da domani, pomeriggio. Il sito presenterà anche una nuova veste grafica accompagnata da una diversa e più innovativa architettura dell'informazione per migliorare l'accessibilità e l'uso, in linea anche con quanto previsto dall'Agenzia per l'Italia Digitale, articolare l'informazione per aree tematiche, adattarsi su dispositivi mobili, migliorare i canali di ricerca, dare più spazio e visibilità ai servizi online e alle particolarità dell'azienda senese. E i casi in Toscana oggi sono 4.259, sono 10 i decessi, sempre in rialzo i ricoveri, sono tornati sopra quota 800. E ora vediamo come sarà il tempo domani: sarà sereno, poco nuvoloso, i venti sono deboli, i mari quasi calmi e le temperature sono stazionarie, con minime superiori ai 20 gradi e le massime con punte superiori a 40 gradi, come abbiamo detto, soprattutto sulle zone interne. Firenze sarà da bollino rosso, valori naturalmente purtroppo molto superiori alle medie. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.